Buongiorno amici dello Zoccolo Duro. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici dello Zoccolo Duro. Buongiorno a tutti. Una bella vittoria ieri. Una bella vittoria che ci ha dato satisfaction. Satisfaction. Qualcuno giustamente mi ha detto: ma come, Zoccolino, hai criticato fino a ieri, poi adesso canti, balli. Per chi mi ha visto, no? Che ieri era a San Siro. Allora ragazzi, io penso una cosa molto semplice, che quando si vince si festeggia, quando si vince si festeggia, perché vincere non è mai facile per chi come noi non ha gli aiutini, no? Cioè, con gli aiutini è una porcheria, ma senza vincere non è mai facile, quindi quando si vince si festeggia, poi ovviamente il giorno dopo si fa un'analisi più accurata, più dettagliata. Ovvio che avremmo tutti preferito vincere con l'Atalanta e perdere ieri, perché la vittoria di ieri ci consolida al terzo posto, ma non ha questa grande importanza. Io vi ho sempre detto che nelle prime 4/5, perché potremmo anche avere 5 squadre, nelle prime 4/5 ci arriveremo, e adesso bisognerà pensare all'Europa League, che è l'unica cosa che ci è rimasta purtroppo, e quindi penseremo a quello. Però siamo qua ad analizzare la partita di ieri e ci sono state delle cose secondo me molto positive. Allora, partendo sempre dal presupposto che abbiamo incontrato una squadra che favorisce il nostro gioco, nel senso che è una squadra lenta, una squadra con poca intensità, una squadra che gioca bassa, una squadra che non viene a prenderti, a darti troppe complicazioni. Quindi come tipologia di squadra la Roma è una squadra che a noi non ci preoccupa tantissimo, perlomeno a livello di partita. Poi può capitare, sai, che ti fanno due punizioni, due rigori, il tiro, e perdi la partita o la pareggi come l'anno scorso, come 2 anni fa. Mentre invece a livello di gioco non è una squadra che ci preoccupa, ci mette molto più in difficoltà l'Atalanta, l'Udinese ci mette in difficoltà, che settimana prossima mi pare dobbiamo andare a Udine. Quindi per noi è una partita che già parte in discesa, ok, però poi sai, le partite devi sempre vincere. Tolti i primi 10 minuti, dove sorprendentemente la Roma è venuta a prenderci alti, aveva intensità, aveva, infatti ho detto, questi qua durano poco, poi crolleranno, e così è stato, nel senso che poi al primo tiro in porta, fortunatamente al primo tiro in porta Adli ha fatto un gran gol. Tu calcola che lei abbia fatto un'azione dove abbia fatto quello che volevamo, per quello vi dico che la Roma, sai, ha fatto quello che voleva, cioè ha preso palla, l'ha fatta girare, pam 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 pam, aveva fatto tipo 10 tocchi intorno alla loro area, finché a un certo punto Adli ha fintato il destro e l'ha piazzata di sinistro. Gran gol di Adli e grande partita di Adli, quindi molto molto bene, e la partita si è subito sbloccata. Un minuto dopo, al secondo tiro in porta praticamente, segna Giroud e la metti sul 2-0. Poi la partita è discesa. Comunque, anche lì l'abbiamo messa bene. Kier l'ha rimessa in mezzo. Giroud si è fatto trovare pronto. Era una partita in discesa. Abbiamo gestito la partita con tutti nelle loro posizioni. Finalmente, Theo giocava a sinistra. Non è andato a fare poi il centrocampista in fase di impostazione. No, stava a sinistra. Pulisic giocava alto a destra e lì stava. Rendersi ad lì erano abbastanza vicini alla difesa, non è che lasciavano i chilometri, che uno andava a fare l'attaccante e l'altro rimaneva lì da solo. Cioè, eravamo messi finalmente in maniera semplice, molto semplice, ma ordinata e bilanciata soprattutto. Quello che poi ci è mancato in tutto quest'anno, noi questo è mancato, un po' di equilibrio, delle cose semplici. Non è che serve scoprire l'acqua calda nella Serie A, soprattutto quando hai una squadra più forte, perché il Milan, lo ribadisco, è una squadra forte e ancora oggi noi giochiamo con 6-7 infortunati, e
questo è il Milan, perché c'è fuori Ciao, Kalulu, Tomori, Pobega, Benasser in Coppa d'Africa, chi altro c'è rotto? Florenzi oggi era rotto. Noi abbiamo una media di 6-7 infortunati a partita, 6-7 indisponibili, chiamiamoli indisponibili, perché poi sai, anche Florenzi è stata detta no, per precauzione, quell'altro no, Sorrentino fuori, per precauzione, lui è guarito, però per precauzione non è... Sta subendo un po' l'ex direttore, lo vedo in sofferenza, perché giustamente poi la gente si stanca di essere presa in giro e se la prende con lui. Comunque, una buona partita ieri, una buona partita anche per come eravamo messi in campo, ripeto, agevolati da una Roma che ci favoriva, però una buona partita. Quindi sono contento della partita di ieri, abbiamo fatto anche delle buone trame, tranne Leao, che ragazzi, io sapete che l'ho abbandonato da parecchio il carro, se lo volete chiamare così, di Leao. Ma perché? Perché quando sei in difficoltà, oltre ad avere l'appoggio del pubblico, e lui ce l'ha, perché comunque la curva lo sostiene sempre, e anche il resto dello stadio, perché nessuno lo insulta tranne me. Nessuno lo insulta tranne me. Quando lo insulto sono da solo, non è che sono altri che lo insultano come me. Che poi lo insulto, gli dico di correre. Anzi, a un certo punto ho detto, minchia, oggi ero lì con Marianna, chi mi ha seguito su Instagram l'ha visto, ho detto, facciamo un video viral. La prossima volta che vedo il terzino che parte e Leao che non lo rincorre, entro in campo, che io sono lì praticamente attaccato al campo, scavalco, entro in campo, prendo Leao e gli dico, devi correre! E faccio il video virale per sempre, per la vita. Mi arrestano, ma entro nella storia e chissà mai che lo faccio svegliare, perché non può essere. Aspetta che porto la vecchiaia del lavoro. Mi porta alla società elettrica? Quale, signor? Non so, tutte a memoria devo sapere. Vabbè. Parlavamo di Leao. Il problema di Leao, ragazzi, sono due problemi grossi. Il primo è che lui il pomeriggio, invece di migliorarsi come fanno i giocatori che vogliono diventare forti, sono in difficoltà, allora cosa fai? Ti alleni per migliorare, no? Lui va a fare musica. Questo è un problema. La gente non capisce che questo è un problema proprio mentale. Non è questione che può avere un hobby o non può avere un hobby, è un problema mentale. Vuol dire che a lui non gliene frega niente, perché tanto lui deve fare musica. E questo poi si vede anche, lo dicevo anche ieri sera, se tu guardi il Milan, metti un risultato dove tu sei in bilico, no? Se un compagno perde palle, loro ripartono, tu vedi, guardatelo, perché veramente è una roba che ti fa impazzire per chi capisce di calcio, c'è gente che manco lo guarda. Tu vedi Giroud che si fa lo scatto per andare a coprire gli uomini che sono liberi e Leao che passeggia. Leao vede l'uomo passare e se ne frega. Quella è una roba che mi manda fuori di testa, che la gente non la vede. La gente lo vede quando c'ha la palla, che fa lo scemo, rientra, cioè, ma parliamo di sto rientro, ma non vede queste robe qua, che sono peggio, perché lì vuol dire che proprio non gliene frega niente della squadra, del risultato. Lui gliene frega solo di fare il fenomeno quando ha la palla, e quelli così meglio perderli che trovarli. Quindi è quello che mi fa incazzare di Leao, non che non gli vengono i dribbling, quello, perché quello è una questione mentale, non è una questione né fisica né tecnica, quella è una questione mentale, che a lui non gliene frega un fico secco, e quindi non lo perdonerò mai. Tra l'altro, in allenamento, no? Pioli, ma anche lo stesso Giroud, gli devi mettere una roba come i cani, gli devi mettere una roba attaccata qua al coppino, neanche sul piede, no, al coppino qua, gli metti una roba con la scossa, no? Ogni volta che lui va sul fondo e non la crossa e rientra, gli dai la scossa, e se non basta vai lì, tiri pure uno schiaffo, perché deve capire, perché non capisce. Cioè lui arriva sul fondo, fa la finta a rientrare, perché così è bello, no?
dove lì l'uomo va, tu gli fai la finta, l'uomo va, tu rimani lì bello col pallone, bello come il sole. Ma quel pezzo di cane non capisce che così anche l'attaccante perde il tempo, perché quando tu vai sul fondo l'attaccante fa il movimento, se tu non la metti e rientri l'attaccante ormai il movimento l'ha perso, quindi poi la mozzarella che metti dopo non serve a niente, perché l'attaccante il movimento l'ha già fatto. Com'è che non c'è nessuno che glielo spiega e questo continua a farlo tutte le santissime partite, che invece di crossare rientra? Non deve rientrare, se rientri vai a tirare, se rientri vai a tirare, santo Dio. No che mi metti quelle mozzarelle che manco sei capace a mettere, tanto fossero tese almeno per l'uomo sul secondo palo, no, pure delle mozzarelle. Cioè, ste robe le dovrebbe fare più allenamento. Cioè, qua sembra che adesso tu i giocatori devi stare attento a come gli parli, perché sennò poi... Ma qua sono da prendere a schiaffi, sono da prendere allo spogliatoio. Quelli come Leao, quando ero giovane io, prendevano gli schiaffi tutti gli allenamenti. No che siamo lì, che c'è il fenomeno che ci risolve le palle. Che fenomeno! Gli schiaffi prendeva. Giocare, ti farei giocare un anno con Enzo Giustiniano, amico mio, che ti appendeva a cazzo allo spogliatoio, ti appendeva, grande Enzino. Cioè, non può essere, ragazzi. No, 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 non posso vederle io sta roba. Io appartengo a un altro calcio. Io appartengo a un altro calcio, ve lo dico, sono vecchio, ho i miei 41 anni. Appartengo a un calcio dove quelli così gli schiaffi prendevano, altro che fenomeni, gli schiaffi. Sta lì, si mette a posto i pantaloni, madonna, si giocava con me. Com'è? Allo Sportland con me non giocava Leo. Allo Sportland qua a Milano con me non giocava. Perché lo menavo prima, sicuro. Mi interessa. Perdo le partite, non mi interessa. A parte che non perdo, però. Non giocavo. Tutta la vita mi tengo quelli che ho. Comunque, andiamo avanti, perché sennò Leo, ragazzi, mi fa impazzire. E ribadisco, non è questione che è in un periodo di appannamento. Quello, quando fa gol o quando fa assist, ti confonde su quello che è in realtà. Perché in realtà lui è quello lì che passeggia, che se ne sbatte. Quello è lui. Quello è lui. Magari arrivasse un'offerta per Leao. Non vi azzardate a toccare Maignan e Teo, eh. Leao potete vendere. Leao, Teo e Maignan non vi permettete che impazzisco. Impazzisco. Due persone serie, si allenano, giocano. Poi possono fare bene, possono fare male. Più bene che male, ovviamente. Ma almeno un giocatore di calcio, santo Dio. Andiamo con i voti. Scusate lo sfogo, ormai mi devo sfogare quasi sempre con Leao, lo so, però è così, ragazzi. Purtroppo io non, soprattutto quando lo vado a vedere allo stadio, che vedo tutte le robe che in TV non vedete, vai fuori di testa. Cioè, uno che capisce di calcio e vede Leao, si incazza, c'è niente da fare. Poi ti risolve le partite, salta l'uomo, è più veloce degli altri, per carità. Però tanto diceva una statistica, ho sentito Pellegatti che diceva che non fa un tiro in porta da ottobre. Non fa un tiro nello specchio della porta da ottobre. Vedi tu. Se secondo te è possibile una roba del genere. Questo qua vuol fare il nuovo Mbappé, vuol fare. Dio santo. Neanche Strefezza fa bene. Strefezza rispetto a lui tecnicamente, ma proprio gli mangia in testa. Solo che non ha il fisico e la velocità di Leao. Andiamo con i voti. Maignan 7. Non capisco come sul Lega Fatta Gazzetta gli danno 6,5 e mi fanno quasi perdere la Fatta Calcio. Sto pareggiando, vediamo poi le ultime due. Cioè, ha fatto una parata a primo tempo clamorosa, tutti i tiri che gli hanno fatto li ha bloccati tutte lì, tiri difficili, angolati, era si è tuffato e l'ha tenuta lì 6,5. Vabbè. Tra l'altro, perché ha tirato rigore Paredes? C'ho Lukaku, santi Dio, nell'altro Fatta Calcio. Ma perché non tira Lukaku? Perché non ha tirato Lukaku? Vado fuori di testa, eh? Perché non ha tirato Lukaku? Cioè, tira Paredes, non tira Lukaku i rigori. Ma perché? Perché? Tra l'altro, incredibile, oh. Lukaku all'Inter, 35 rigori, 35 gol. Non ne ha sbagliato mezzo. Çalhanoğlu, 13 rigori su tutti i gol. Vanno via da lì e non tirano più i rigori. Ma va che... Se domani inizia a tirare i rigori, non so, picco palla lì, tutti li segna. Ma che è una roba. Sono una roba quelli là. Vabbè, andiamo avanti. Questa comunque è bravura, non è che c'è. Su questo non c'è la. Cioè, c'è la Marotta lì che gli danno i rigori sempre. Però
sul fatto che li segnano, saranno bravi loro. Mannaggia la puparica. Comunque, Megna 7. Calabria. Calabria, peccato per quel rigorino, che tra l'altro, spiegatemi, perché sull'off to cheek non è rigore e su quello lì invece di Calabria è rigore? È lo stesso tocchettino minimo, perché anche quello di Calabria è minimo. Quello di Calabria è un po' più evidente? Forse sì, però se è rigore lo devi dare anche sull'off-to, no? Che dici? Ditemelo, fatemelo sapere voi. Non l'ho rivisto però, ho visto solo la foto, non l'ho rivisto in dinamica, quindi lascio il dubbio. Che poi dico, no, c'è qua lì, lascio il dubbio, non l'ho visto in dinamica, ho visto solo i fermi immagini, lo devo rivedere. Peccato per quell'errore lì, che lo sfiora, però comunque lo tocca. Se no, era una bella partita di Calabria. Infatti gli do 6,5, perché comunque mi è piaciuto tutta la partita, anticipo, deciso, mi è piaciuto. Kier 7, assist, posizione, difesa, non si è fatto mai saltare, è riuscito a fare anche 90 minuti, tanta roba. Anche nel finale, non so se ve ne siete accorti, ma dopo il 2-1 gliel'ho dovuto urlare 5-6 volte, almeno per 5 minuti, però poi forse mi ha sentito Pioli, ha capito, ha tolto Pulisic e Leao e ha messo, io avrei detto un 4-4-2, in realtà ha fatto un 5-3-2, però perlomeno ha capito. Infatti c'erano Calabria, Kier e Gabbia nella difesa 3, Teo e Musa sulle fasce e i tre centrocampisti e le due punte Okafor e Giroud, mi pare sia rimasto, quindi meno male, perché quello poi è servito a portare a casa il risultato invece che rimanere a cazzo. Almeno ci eravamo messi un po' più compatti e infatti abbiamo fatto anche il terzo. Gabbia 6,5. Io vedo un altro Gabbia, ragazzi, cioè mi sembra molto più maturo, tornato dalla Spagna. Sei andato alla Spagna, ti abbiamo mandato alla Spagna. Tornato dalla Spagna lo vedo molto più maturo, proprio giocatore maturo di testa, anche di sicurezza. Lo sento molto più sicuro rispetto a prima, molto più uomo, non è più ragazzino, è molto più uomo. Quindi bene, viene una buona partita di Gabbia, 6,5, molto bene. Teo Hernández 7, ragazzi, è il giocatore con più qualità che abbiamo, è più Leao che usufruisce della potenza di Teo che il contrario, 7, non vi ho parlato già tanto di Teo, sapete come la penso. A centrocampo Renders, giocatore meraviglioso, gli diamo solo 6,5, però ragazzi tutte le palle passano da Renders, non fa mai la roba, è l'unico che non fa mai qualcosa di banale, prende, spunta, ogni tanto va, ogni tanto la gira, ogni tanto la gioca laterale, ogni tanto fa il filtrante, ogni tanto va a provare il tiro, ogni tanto prova a entrare dentro con la palla, è dappertutto Renders, gioca tutte le partite ed è quello che corre più di tutti. Adli 7, gran gol, grande caparbietà, tante palle recuperate anche in anticipo, si fa sentire aggressivo anche dentro l'area, inizia a prendere le giuste posizioni in copertura, è un giocatore molto in crescita che ci fa capire quanto noi abbiamo giocato un anno con Krunic e forse potevamo farlo giocare prima Adli, no? Perché aveva solo bisogno di giocare, però sorvoliamo. Via Cavalieri di Bonaventura, grande Jack, andiamo dai, andiamo da sti Cavalieri di Bonaventura, giusto. E Adli 7, Love to Cheek 5,5, non ci siamo ragazzi, lui e Leao sono le due un po' delusioni, ce l'ho anche al Fanta tra l'altro, Loftus ha fatto un tiro di poco fuori, qualche strappetto. Non è abbastanza. It's not enough. Love to cheat. It's not enough. Mi spiace perché non è abbastanza. Ragazzi, no, per me non è abbastanza. Cioè, io mi aspetto molto di più da Loftus. È la posizione? Non lo so. Non lo so se è una questione di posizione in campo. Qualcuno mi scrive: no, perché lui non deve fare il trequartista. Sì.
Non so se è una questione di posizione, però non mi sta piacendo troppissimo. 5 e mezzo. Abbiamo vinto comunque. Se volete dategli 6, però. Sarà che io lo vedo come un giocatore totale, mi aspetto molto di più da lui. Ieri perlomeno ha fatto i 90 minuti. Perlomeno è un giocatore che forse può fare i 90 minuti. Forse, una volta a settimana, che dici? Tanto ha giocato anche con l'Atalanta, quindi bene che abbia fatto 90 minuti. Si vede che comunque la condizione sta tornando. Mi aspetto di vedere anche qualche giocata più di livello. Più di livello. Qualche gol, qualche assist, qualche inserimento, qualche giocata di livello me l'aspetto anche da lui. Pulisic 7, molto meglio lui di Leao. Ogni volta che prende palla comunque si accenta, prova a costruire qualcosa, a volte va a mettere il cross col destro, a volte rientra sul sinistro, a volte la gioca dietro, a volte è un trottolino, un campione. Pulisic è un campione, non ha segnato, però è sempre lì che crea zizzania, crea fastidio. Giroud, gli diamo 7, comunque gol, l'assist molto bello, non ha fatto tantissimo, però ha fatto il suo, e a differenza di Leao, quando l'uomo parte e siamo scoperti, Giroud si va a fare lo scatto per il bene della squadra, brando Oliviero, bomber vero, tanto 10 gol, ridendo e scherzando 10 gol, va bene così. Leao, gli do 5, ho già parlato di Leao, non voglio dire altro. Sono entrati dalla panchina tardi, perché Pioli ha fatto i cambi al 72esimo. Quando ha fatto i cambi Pioli? Ieri proprio non voleva cambiare. Al 72esimo ha fatto i cambi Pioli? Okafor senza voto, Jimenez senza voto. Tanto ha messo Jimenez, non ha messo Bartesaghi e non ha messo neanche Terracciano. È vero che mancavano 3 minuti, eravamo 3-1, però ha messo Jimenez, non ha messo né Terracciano né Bartesaghi, così ve lo dico proprio a titolo informativo. Comunque tutti senza voto quelli che sono entrati, ragazzi, che voto gli vuoi dare? Okafor ha fatto un'azioncina, puoi dargli 6 e mezzo a Musa perché è entrato bene, ha preso quel palo, quell'azione un po' casuale, diciamo, se tu dirà la cacca. Kakà faceva quello che voleva fare. Musa si è trovato lì per caso, che è una cosa un bel po' diversa. Tra l'altro ha preso il palo, però va bene, è entrato bene, sembrava più veloce degli altri. Ieri nel mio video, tra l'altro, c'è proprio live il palo di Musa, andatevelo a vedere, che ancora un po' cadevo per terra. Pioli 6 e mezzo, spero finalmente abbia capito che questo è il modo nel quale noi dobbiamo giocare. Preghiamo la Madonna e vediamo con l'Udinese che combina. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like e ci sentiamo alla prossima pomeriggio. Va bene? Ciao belli, ciao ciao.